Allora, piccolo micro video su Heartbreeder, che è questo sito che è più o meno gratis, con tecniche freemium, per cui cose semplici ovviamente sono gratuite, se si vuole l'alta risoluzione o altre cose fanno pagare un abbonamento. Però cosa è interessante dal nostro punto di vista è che ha un'interfaccia che per noi che veniamo dai mondi virtuali ricorda la personalizzazione dell'avatar che si faceva in Second Life. Quindi, ad esempio, se noi, e mi sembra una delle applicazioni più interessanti di Heartbreeder, vogliamo fare un ritratto, quindi andiamo su Portraits, vedete che abbiamo la possibilità di definire, di poter intervenire su una figura iniziale, che tra l'altro si può essere cambiato, nel senso che ci può presentare delle figure iniziali con varie insomma, risorse iniziali, e si può anche avere la possibilità di scegliere fra varie opportunità, quindi avere una griglia di 4 anziché di 1. E una volta avuto uno di questi che ci interessa, ad esempio, torniamo a questo, possiamo cambiare le caratteristiche, tipo aggiungere delle caratteristiche, tipo in questo caso aggiungere la barba. Si può fare in modo tale che abbia i capelli del colore che ci interessano, quindi capelli neri, piuttosto che ad esempio avere gli occhi blu, una caratteristica che più o meno c'era nei mondi virtuali, no? Ad esempio qui sono occhi blu un po' eccessivi, però i capelli neri ad esempio si possono cambiare, si può aggiungere il facial hair, ad esempio qui si può praticamente, e poi oltretutto si può variare le espressioni, quindi si può lavorare bene, ad esempio, su queste caratteristiche di un ritratto, tipo appunto chiudere, aprire gli occhi, rendere la faccia più o meno arrabbiata, con tecniche di intelligenza artificiale, il cui risultato non è detto che sia il massimo, ma comunque ci prova. E ci prova, secondo me, neanche tanto malissimo. Si possono controllare tante cose, tipo appunto il fatto che sia adesso qui, come vedete, quando si alterano troppo queste cose qua, può cambiare tanto, però all'interno di alcune modifiche abbastanza interessanti, tipo qua se mettiamo tutto destra, aspetta, tutto destra, a sinistra, credo che lo faccia diventare femmina, piuttosto che maschile, senza esagerare, quindi bisogna lavorarci con cautela. E anche l'età, diciamo, interessante, ad esempio per ringiovenirlo o per invecchiare, diciamo, una foto. È un sistema che si può usare con i normali programmi di intelligenza artificiale. Ah, tra l'altro che qui abbiamo il caos, questa cosa qua permette di controllare meglio quanto il correttore di immagini interviene, quindi vedete che si hanno praticamente delle situazioni sempre un po' più pesanti o meno. Quindi il GAN è un filtro di intelligenza artificiale che viene applicato. Allora, ho notato che funziona discretamente bene con i ritratti, con le altre cose un po' di meno. Quindi, quando vi siete contenti di un ritratto che avete, fate la conferma. E quindi si ottiene praticamente il salvataggio splicer qua sotto. E a questo punto qui potete continuare a remixarlo, potete salvarlo, quindi facendo il download viene salvato in alta risoluzione, ed è qui che interviene praticamente il pagamento, perché ci sono un tot di salvataggi in alta risoluzione e un tot oltre i quali bisogna pagare una certa quota associativa. Ora, secondo me, facendo semplicemente più e meno, ok, questa qui è la versione 512x512 che è gratuita, e quindi per ottenere ad esempio delle icone o dei profili da mettere su Facebook, o se abbiamo bisogno comunque di qualcosa del genere, è gratuito e perfettamente adeguato e fa il suo mestiere. Buonasera.